essere prima di tutto una grossa passione, perché altrimenti per quello che ti dà a livello materiale non reggerebbe. Qualsiasi lavoro uno vuole intraprendere, se non si sacrifica, non penso che poi si possa ottenere comunque qualcosa di alto livello. Sei, come abbiamo detto, un atleta olimpionico. Quanto impegno richiede come sport il canottaggio? Tu ti alleni due volte al giorno, vero? Sì, due volte al giorno, tutti i giorni. Se si vuole fare a livello olimpionico diventa la tua vita. Evviva! Ciao! Ah, un piano forte, non ti un dispiace, piano vero? No, anzi, perfetto. Prego. Gli ultimi 500 metri nel canottaggio è... Se uno ce li ha ancora nelle gambe, nel cuore e soprattutto nella testa, può essere il momento più esaltante della gara e nello stesso tempo anche il più terribile. Nella mia vita ho avuto due grandi seconde famiglie. La prima è il Circolo Canottieri Aniene. Il sogno olimpico, a livello prettamente sportivo, sicuramente quello di arrivare a mettere i piedi su un podio olimpico e, insomma, alzare le braccia al cielo. La seconda, la parrocchia del Sacro Cuore di Maria ai Parioli. Tra una persona tecnica e una forte, vince quello tecnico. Nel silenzio noi possiamo ascoltare quello che più ci piace, quello che più il nostro animo ci vuol far ascoltare. Nel canottaggio chi si mette davanti è colui che dà il ritmo, perciò è detto capovoga. Oggi proveremo a remare. Una gran medaglia, punta a punta ci sarà praticamente il fondo finisce, non lo sappiamo. Ma l'Italia è terza! Incredibile nel 4 senza! Dopo la gara, io non mi ricordo niente, io ho passato una settimana che non mi ricordavo manco come mi chiamavo.